Buona serata, amici di Border Knights, sesto appuntamento che stiamo facendo attorno al mondo dell'ottava alta della cooperazione umana, da un'idea di Stefano Petrucci che ringrazio e saluto. Ciao Stefano. Ciao Fabio, ben ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori. Prima di mostrarvi gli ospiti che avete peraltro già letto nella copertina, ricordiamo che nel corso di queste puntate stiamo proponendo delle pillole che sono estrapolate proprio da un videocorso di Stefano Petrucci che affronta tematiche, come avete già visto, veramente molto interessanti, anche rare da ascoltare, e questo videocorso è disponibile ad un link che trovate in descrizione. Oggi avete visto qual è il titolo di questa puntata? Quindi ci sono altri amici che sono collegati con noi, a cominciare da Rocco Bruno. Ciao Rocco, che ci riporti un po' agli albori del nostro progetto, perché tu eri stato nostro ospite proprio in una delle primissime puntate circa 10 anni fa. Ciao Rocco e ben ritrovato. Ciao, grazie, ben ritrovato anche a te. Buona giornata a tutti. Rocco, esperto in psicobiofisica di Marco Todeschini, studioso di antropologia, filosofia, scrittore e ideatore del progetto Zion e di altri progetti, fondatore del progetto educativo promosso dall'Accademia della Pietra, promuove e insegna una diversa antropologia sociale e comportamentale finalizzata allo sviluppo dell'individuo. E poi abbiamo una coppia questa sera, coppia di imprenditori, ma coppia anche nella vita, Roberto Marucchi e Valeria Leopardi, benvenuti. Grazie, buongiorno a Grazie. tutti. Allora, sposati dal 2003, fondatori di Swappiamo, che è un progetto cooperativo nonché una comunità che cresce dal basso per favorire scambi umani, sviluppo dei talenti, facilitato anche grazie a un circuito monetario indipendente, quindi la cosa che si fa ancora più interessante. E poi saluto Bruno Di Loreto. Ciao Bruno. Salve a tutti, felice di essere qui con voi. Artista marziale, counselor, naturopata, ricerca attivamente da oltre 40 anni nei settori del bene comune, studia ed opera alla costruzione di reti sociali e comunità elettive rivolte all'edificazione di nuovi inediti modelli di civiltà fondati sulla conoscenza delle leggi dell'amore. Si adopera affinché tutti gli esseri siano felici, che insomma no, non è poco come obiettivo. E allora, Stefano, quale sarà così il fil rouge di oggi? Allora, oggi siamo intanto a oltre la metà del guado, perché siamo al sesto varco, in un contesto di un percorso di 10 varchi. Stiamo salpando verso un'area di elaborazione e costruzione di ciò che abbiamo seminato negli incontri precedenti. Quindi utilizzerei questo minuto proprio per sottolineare quello che stiamo per affrontare con le prossime puntate. Da oggi si crea una separazione tra ciò che ci siamo detti e ciò che sarà, perché oggi discuteremo di un aspetto fondamentale, quale può essere il modello nell'arco di un tempo stabilito cooperativo di maggior come si è ottenuta. Ecco perché poi il modello che presenteremo, che potrà essere colto solo per piccolissimi aspetti attraverso le pillole, ci tengo a precisare come giustamente sottolineavi tu, anch'io riascoltando i varchi, sono un'ora e mezzo di suggestioni, informazioni, veramente molto molto denso. Oggi condivideremo 3 pillole, ma veramente avevo grandissima difficoltà per selezionare qualcosa che desse ai nostri ospiti un quadro più completo dove inserire i loro contributi. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che adesso stabiliremo una grande separazione, già prima dietro le quinte con Rocco stavamo toccando alcuni di questi punti e li affronteremo, cioè come considerare la cooperazione un aspetto di transizione. Questo ci aiuterà moltissimo nell'impiegare modelli e approcci molto più evolutivi. Quello che accadrà dopo, questo ci tengo a precisare, ci saranno 3 altri incontri che saranno dedicati a dei comparti, tra virgolette, di operatori, affinché le cose che ci siamo dette possano diventare elementi di costruzione dei nuovi passi. Quindi ci saranno, avremo come ospiti giornalisti, imprenditori, artisti,
artisti, man mano per ogni artista, sto selezionando diciamo in maniera molto sintetica delle categorie, però in realtà in queste, nelle ultime puntate noi cercheremo attraverso i nostri ospiti di costruire, quindi io farò un piccolo lavoro di contenuti, il resto dei contenuti li creeremo proprio qui da te in studio con gli altri ospiti, che io rielaborerò e completerò il settimo, l'ottavo, il nuovo, il decimo varco. Quindi da oggi in poi, cioè dalla prossima in poi, tutto ciò che accadrà sarà rielaborato e reinserito nel videocorso. Non so se sono stato chiaro, però cioè, il nostro è un progetto complesso, come dicevi tu, però sta producendo risultati veramente molto incoraggianti. Vorrei incoraggiare anche le persone che ci stanno seguendo ad acquisire il materiale totale, perché è veramente denso di prospettive e ispirazioni che ci potranno unire, che poi questo è il compito e lo scopo, l'intento migliore, più grande, è quello di unirci secondo intenti sempre più puri, più chiari e condivisi. Allora, prima di vedere la prima pillola, sono curioso però di sapere un attimo, no, alcuni progetti di cui abbiamo parlato. Chiedo subito quindi a Roberto e Valeria di raccontarci brevemente il loro progetto, perché poi anche attraverso l'esperienza concreta magari si accendono idee, si possono accendere connessioni con chi ascolta. Prego. Allora, diciamo, la nostra è stata una scesa in campo che è venuta un po' in modo naturale. Brevemente, diciamo, parte appunto dalla coppia, nel senso che abbiamo avuto un'esperienza, tra virgolette, di comunità appena sposati, perché noi di Roma, quando giovinastri avevamo deciso di sposarci, siamo andati a vivere in un paesino fuori Roma, per risparmiare, quindi abbiamo scelto Artena, un centro storico dove ora abbiamo un'attività, un albergo diffuso. E ai tempi rimanemmo del tutto sorpresi del tipo di atmosfera che ci fosse lì in quel centro storico. La vita proprio che si conduceva, era una vita che noi non conoscevamo, perché era una vita in cui si dialogava col vicino, le persone ti aiutavano, c'era diciamo questa socialità che noi non conoscevamo in quanto venivamo da Roma, che era una grande città. Ad esempio, non so, la vicina di casa era diventata la nonna acquisita di nostro figlio, quindi insomma veramente cose per noi sorprendenti. Ai tempi quindi già il cuore era rimasto là, tant'è vero che il fatto che abbiamo fatto poi il luogo della nostra attività, della mia attività in realtà, la dice lunga insomma di come ci siamo trovati. E poi è arrivato, come tutti sappiamo, il discorso, no, di questi tre anni, posso dire pazzi, di isolamento ancora maggiore. Sì. Tre anni in cui diciamo ci siamo trovati sempre più soli, e insomma l'abbiamo conosciuti tutti questa povertà di anima e di rapporti sociali in cui siamo caduti. Io diciamo personalmente, vorrei un po' di meno, ho vissuto le prime settimane della vicenda, quindi di quella pandemica, con un po' diciamo in eufemismo, un po' di rabbia. Rabbia che poi ho scoperto essere più che altro una rabbia verso me stesso, no? Per non essermi mosso prima, no? Che gli eventi mi riguardassero in prima persona. Quindi a un certo punto, finiti i primi 2 o 3 mesi nei quali c'è stata questa fase, per fortuna anche con l'aiuto di Stefano, insomma anche dei percorsi interiori personali che possiamo fare, c'è stata come dire, la presa di coscienza che è inutile lamentarsi, è inutile arrabbiarsi, anzi, invece che andare in contrapposizione, facciamo qualcosa di concreto. E così è nato Swappiamo. Sì, sostanzialmente durante il Covid abbiamo pensato a questo progetto, che è un'iniziativa appunto volta a creare una community di persone dove la persona, i suoi talenti, le sue passioni, i suoi interessi sono al centro sostanzialmente. Swappiamo è una piattaforma tecnologica, ma è soprattutto una comunità, quindi al momento stiamo crescendo, tante persone si stanno conoscendo, ci sono tanti scambi, tante persone si stanno mettendo proprio a servizio degli altri, con i propri interessi, con le proprie competenze, anche con la propria professionalità.
E questo fatto a cui accennavi all'inizio, cioè che utilizziamo un sistema, un circuito, diciamo, di moneta alternativa, in realtà è un sistema di, sì, di scambi, di crediti che agevola gli scambi, permette alle persone di sentirsi anche più libere di esprimersi e di chiedere quello che in realtà tante volte non chiedono anche solo per vergogna. Sì, aggiungerei che appunto ci contrapponiamo però con amore, se questo si può dire, a tutto quello che è un po' il messaggio che arriva dai mass media e non solo, in modo proprio martellante, cioè c'è crisi, c'è difficoltà, c'è scarsità, c'è povertà, dobbiamo essere separati, distanti, ognuno frega l'altro, invece noi cerchiamo proprio di creare questi rapporti che siano il più possibile anche proprio dal vivo, anzi noi miriamo sempre a quello, però che, come dire, possono essere anche facilitati da uno strumento tecnologico e anche da, come stiamo facendo oggi, anche dalla possibilità di collegarsi online, insomma, perché non disdegniamo la tecnologia se ben usata, insomma. Rocco, tra i tuoi tanti progetti ce ne vuoi raccontare uno, così anche entriamo anche nella tua realtà? Ma il progetto Zion nasce nel 2010. Io fino ad allora mi sono sempre occupato di... insegnavo questa antropologia socio-comportamentale per liberarci un po' dai condizionamenti. Ho un trascorso di studi comunque antropologici, indipendente, però comunque ho sempre insegnato questi sistemi per iniziare proprio a cambiare la nostra mentalità. Intorno a quell'anno ci fu il famoso governo Monti e lì capii che avevamo un margine di circa una decina di anni, poi sarebbero iniziate tutta una serie di strategie per cambiare profondamente il tessuto sociale, e la cosa avrebbe preso sicuramente la linea dell'innovazione tecnologica. Ai tempi c'era in atto il dibattito sul futuro dell'umanità, perché per quanto le persone fossero tutte prese, impegnate dai loro problemi e le preoccupazioni di vario tipo, in realtà stava già avvenendo un dibattito dal quale poi si sono autoescluse le persone proprio perché erano interessate a fare altro. Ma io tenevo abbastanza il filo di questa cosa, perché fondamentalmente il problema che stiamo riscontrando, e quello che è stata l'emergenza Covid è solo l'inizio, è che la politica e l'economia a un certo punto avrebbero dovuto occuparsi di cosa farsene di quello che loro considerano le persone inutili, perché grazie alla tecnologia, all'innovazione alla quale stiamo andando, si sarebbero create masse di disoccupati, era un trend abbastanza visibile. Quindi a un certo punto tutta questa gente inoccupata, cioè inutile, come dicono loro, perché non l'ho inventato io questo termine, potrebbero diventare un problema di ordine pubblico. Quindi in qualche modo avevamo questa finestra di 10 anni prima che cominciassero a introdurre tutta una serie di meccanismi di controllo per limitare la mobilità, come stiamo vedendo, per infondere tutta una serie di timori, perché con la paura si governa tranquillamente le masse, e alla via così. E quindi in uno degli incontri che facevo, cioè le scuole, come se facessi le scuole serali, dissi alle persone presenti: qua tocca fare Zion, per quello si chiama progetto Zion. Zion sono quelli che nel film di The Matrix, noi ci siamo conosciuti perché tu mi facesti un'intervista proprio su il libro che avevo scritto su Matrix, e quindi capirono perfettamente di che si trattava. Ci siamo messi a studiare, abbiamo analizzato, fino a quando, dopo 2 anni di lavoro per gruppi proprio di competenza e anche di gradimento, abbiamo ripensato un sistema socio-economico culturale, non direi neanche alternativo, perché di nuovo non ha nulla, cioè abbiamo soltanto ripreso quel da dove avevamo lasciato migliaia di anni fa, perché le società precedenti a questa, anzi le civiltà precedenti a questa, sono civiltà mutuali, dove lo sviluppo della coscienza, armonico della coscienza dell'uomo, è al centro,
e il resto delle attività produttive sono solo di supporto, ma le necessità, i bisogni dell'essere di svilupparsi, perché l'essere umano non è quello che noi pensiamo, crediamo, ma in realtà solo attraverso una semplice osservazione noi possiamo comprendere che c'è qualcosa che non quadra nel nostro modo di essere. È vero che per una parte condividiamo dal punto di vista almeno biologico le stesse funzioni di tutte le altre forme di vita che abitano questo pianeta, ma il fatto che siamo dotati di sentimento, di coscienza, di intelletto dovrebbe far sorgere un sospetto che forse non siamo un caso cacato nel buco del culo dell'universo, ma che dovremmo avere un qualche tipo di funzione che forse abbiamo dimenticato. I nostri antenati questa cosa la sapevano perfettamente, quindi al centro delle loro attività c'era proprio questa spinta verso un'ulteriore evoluzione, che non può avvenire ovviamente in modo meccanico come può accadere nella biologia, perché la biologia si occupa di adattamento all'ambiente, ma può accadere solo attraverso l'introduzione di questo elemento che è la coscienza. Cioè la coscienza non può svilupparsi inconsciamente, la volontà non può essere involontario il suo sviluppo, la capacità di fare non può essere frutto del caso. Noi abbiamo tutte le caratteristiche per poter imprimere nel nostro sviluppo questo intento, solo che bisogna superare la condizione legata un po' alla sopravvivenza. Poi questa è una civiltà fondata sulla scarsità, quindi le persone sono abbassate ai bisogni primari e quindi ignorano completamente la necessità di conoscere se stessi, perché nel conoscere se stessi capiscono che forse hanno un altro scopo nella vita che non rincorrere migliaia di traguardi, che ne so, lavoro, soldi, denaro, comprare cose. Cioè alla fine si muore qui e ci deve essere un senso alla nostra esistenza. E quindi sviluppammo questo progetto, dove ovviamente studiate tutte le forme possibili per raggiungere autonomia, per quindi garantire, avere il tempo poi per appunto studiare se stessi, sviluppare e via dicendo. Ci abbiamo messo un po' di anni, nel 2016 abbiamo acquisito una proprietà nella Valtrebbia e da lì abbiamo iniziato a sviluppare la nostra comunità, che è una comunità dove ovviamente il fulcro è il lavoro e l'attività che promuove l'Accademia della Pietra, e poi abbiamo implementato tutta una serie di tecnologie, perché un conto è pensare alle cose, un conto è iniziare a farle. Quando fai, vedi che in corso d'opera serve proprio quella capacità, quel colpo d'occhio, capacità di adattamento per modificare quello che tu prima pensavi che poteva essere. Quindi abbiamo sviluppato un po' di autonomia alimentare, energetica, abbiamo acquisito anche delle competenze dal punto di vista di quello che comunque è anche l'autonomia proprio in termini amministrativi. Quindi abbiamo realizzato un ente extra territoriale, qui non c'è l'amministrazione di Stato Italia, ma queste sono per me tutte questioni marginali. Abbiamo studiato anche modi diversi, costruttivi, per essere più armonici rispetto alla struttura. Infatti abbiamo progettato delle cose che sono più che quadrate, rettangolari, come delle celle. Abbiamo usato proprio le curve, le cupole, le earth house. Adesso piano piano stiamo anche raggiungendo degli accordi con chi fa queste costruzioni, utilizzando le stampanti 3D, e quindi proprio il problema strutturale delle forme non esiste più, perché dà impasto al software, e poi tra l'altro usando la terra stessa di dove stai. Quindi tutte queste cose le stiamo mettendo insieme. Una delle cose, secondo me, forse che era quella che dicevamo prima fuori onda, più interessante dello sviluppo di questa comunità, è stato comprendere la necessità di invece allargarci nel territorio, e quindi non ci sono di fatto dei residenti, le strutture erano già presenti, sono tutte impiegate per le attività dell'Accademia della Pietra, le persone abitano nel circondario, questa è una valle dove ci sono 17 borghi, sono un po' distribuiti, ognuno ha la sua attività, perché comunque la parte economica
per adesso è importante. Stiamo parlando di transizione, non stiamo parlando che la pensi oggi e domani è fatto. Dobbiamo ragionare nell'ottica che con buona probabilità noi stiamo mettendo un seme di una nuova umanità, ma che i frutti forse li vedranno le generazioni future. Però qualcuno lo doveva fare, abbiamo iniziato a farlo. Certo. E tutto qui. Perfetto. Abbiamo sperimentato questa comunità estesa che è interessante perché cominci anche a essere conosciuto sul territorio, se no vieni guardato con il sospetto, no? Abbiamo l'esempio della comunità di Osho in America, dove poi alla fine li hanno cacciati a calci nel sedere, perché si sono relegati all'interno, tra l'altro creando proprio separazione, perché anche vestirsi proprio intenzionalmente in modo diverso, quindi mostrarsi forse anche in modo arrogante migliore degli altri. Invece in questo modo, cioè, capiscono, conoscono, vedono che siamo persone normali, perché sennò qua la tara della setta è un minuto che ti arriva addosso. Allora, adesso vediamo la prima pillola e poi sono curioso subito di ascoltare Bruno che cosa ne pensa di queste suggestioni che ci ha preparato Stefano. Speciazione verso una involuzione o verso una evoluzione. Effettivamente qui stanno giocando con la natura dell'uomo. E l'uomo che vogliono chi ci governa e intende governarci, dominarci e sfruttarci oltremodo, l'uomo che sta progettando è un uomo in cui la tecnologia vive nel corpo per supportare da una parte i bisogni non solo del corpo ma anche della mente umana, sociali, ma prevalentemente per sfruttarli. E questo è un aspetto che ciascuno di noi con la propria intelligenza può incominciare a indagare. E siamo quindi di fronte alla possibilità di vederci un uomo 4.0, cioè un uomo che evolve, e un uomo invece che involve, grazie a queste due singolarità. Cioè l'uomo in basso, il 2.0, è un tornare indietro. È un tornare indietro. Se oggi possiamo considerarci 3.0, un uomo di terza dimensione, cioè è un terzo tipo di uomo che ha la capacità comunque di comprendere che esiste anche una terza via rispetto a una dualità, ciò che sta accadendo attraverso la tecnologia vissuta in maniera passiva e, come posso dire, imposta per scopi che non sono esattamente in linea con i bisogni umani, e si sta creando proprio un uomo che torna indietro, perde volontà, perde lucidità, perde direzione ed è totalmente eterodiretto da tecnologie e dagli uomini e organizzazioni che gestiscono quelle tecnologie. E quindi una singolarità verso il ribasso. Ciò che invece sta accadendo, ed è questo il motivo per cui insistono con forza e sempre maggiore accelerazione, con paura, schizofrenia direi anche, a velocizzare questo tempo in cui può avvenire un transumanesimo, cioè una congiunzione della tecnologia nell'uomo che porta poi a una singolarità a favore della tecnologia, cioè che diventa inarrivabile, nel senso che la tecnologia, al di là del punto di singolarità, cresce in intelligenza e potenza in modo tale da essere irraggiungibile e irrefrenabile. È vero, sì, questa è la singolarità tecnologica, ma l'uomo 4.0, diciamo così, quindi quello che sta evolvendo e che è già presente sul pianeta Terra, non pochi umani, sono già in 4D, tra virgolette, è un uomo appunto 4D di quarta dimensione di coscienza, che tende ineluttabilmente e in brevissimo tempo a diventare un uomo 5.0, cioè di quinta dimensione. A quel punto l'uomo 2.0, compresa la tecnologia e i loro padroni, rispetto a questa singolarità, che è una singolarità del cuore, mi piace chiamarla a me, perché è a parte di una singolarità dell'intelligenza del cuore, da quel momento in poi la nostra coscienza è su un piano così elevato da essere irraggiungibile, cioè superficie è inagguantabile per queste forze dell'anticoscienza. Quindi è una singolarità del cuore quella che stiamo creando, molti di noi stanno lavorando con consapevolezza di questo. Noi non abbiamo bisogno di tecnologie, le useremo e sapremo anche usare le tecnologie dell'intelligenza artificiale, perché essa stessa espressione è ancora essa dell'uomo e non viceversa. Quindi sapremo dominare e usare per il bene anche l'intelligenza artificiale, ma questo non cascheremo nel sottomettere le nostre qualità animiche, le nostre qualità
personali umane alla tecnologia. C'è chi lo farà, saranno in tanti, ma queste due grandi categorie di uomini, direi uomini con le U maiuscole, subumani, che a brevissimo, brevissimo vedremo circolare, sarà la vera speciazione, sarà questa la manifestazione della speciazione. Abbiamo di fronte a noi la possibilità di scegliere tra una singolarità e l'altra, la singolarità tecnologica e una invece divina e spirituale. Allora, temi anche molto di attualità, anticipiamo tra l'altro che parleremo proprio martedì prossimo di intelligenza artificiale con un docente che ci spiegherà le differenze anche tra la cosiddetta intelligenza artificiale e quella umana. Bruno, che ne pensi di queste riflessioni legate proprio al mondo della cooperazione? Ma ringrazio i colleghi che hanno parlato prima di me, perché il tema della costruzione di comunità e di reti solidali esattamente parte dell'inizio della medicina, per evitare di andare nel 4.0 del transumanesimo e invece volare verso il 5.0 di un'umanità risvegliata. Qui c'è un equivoco culturale di fondo molto, molto profondo, molto grave, su cui le elite che pretendono di dominare il mondo giocano, cioè il fatto che il mito dell'oggettività della scienza, il fatto che la scienza è infallibile, che è l'unica vera autorevole forma di conoscenza a cui possiamo aspirare, e quindi questa sorta di esclusione dell'essere umano così come lo conosciamo dal fatto di poter essere oggettivo. Lo è la macchina o lo è il transumano, l'essere coniugato con l'intelligenza artificiale per raggiungere un'oggettività che è al di fuori di noi. Quindi è un'oggettività senza cuore, mentre è proprio nel cuore dell'essere umano che riposa quel tipo di verità a cui possiamo tendere ad aspirare, che per molti di noi è già realtà. Perché in definitiva la conoscenza è amore, la conoscenza vi renderà liberi, diceva qualcuno che sapeva lunga. E come diceva il Cristo, quando due o tre di voi saranno insieme nel mio nome, io sarò con voi. Cristo rappresentava l'amore, no? L'amore cosmico, l'amore cristico, ciò da cui possiamo apprendere. E la conoscenza altro non è che quel tipo di legame che rende possibile l'esistenza di reti solidali o comunità fondate sulla conoscenza e la pratica delle leggi dell'amore, come hanno già detto gli altri qui presenti prima di me. Da questo punto di vista il transumanesimo è inevitabilmente destinato a perdere, poiché limita il potenziale espressivo, creativo, artistico, amorevole, compassionevole dell'essere umano, ai minimi termini, in pratica priva le persone di umanità, e quindi spegne quel nucleo vitale, quella scintilla divina, quel fuoco cosmico, quel fuoco solare che è nel cuore di ognuno di noi. Senza quello l'essere umano è destinato a distinguersi, non può essere dominato, non può essere domato, può essere aggredito, può essere vilipeso, limitato, ma non può essere sconfitto, perché coincide con la vita stessa. Noi in questo periodo siamo nel passaggio tra l'amore per il potere, come dire nel linguaggio dei chakra, quell'energia che va dal quarto chakra al terzo, all'ingiù, al passaggio del potere dell'amore, quindi dal terzo chakra al quarto e dal quarto in su, verso il quinto chakra, quello della creatività, dell'espressione di sé, dei propri talenti. Stiamo invertendo, come movimento di risveglio globale, questa spinta all'ingiù, questa spinta a impedire alle energie che riposano nel primo chakra di salire e man mano connettere tutte le reti energetiche dell'essere umano nella direzione di ricongiungersi con il sé divino.
questo processo ascensionale fa parte dell'evoluzione dell'essere umano ed è inevitabile che accada. La questione è quando accadrà. Stiamo lavorando affinché accada il prima possibile e che non venga ulteriormente ritardato, ed è il processo di ascensione, appunto ascensione al 5.0 e oltre. Quindi dall'amore per il potere al potere dell'amore. E tutti i problemi che stiamo incontrando in questo periodo altro non sono che impulsi evolutivi che ci permettono di confrontarci con ciò che ancora è incompiuto e che va compiuto compiendo atti creativi, atti che noi per primi non ci aspettiamo, perché la creazione è qualcosa di inedito, è un passo nel vuoto, dobbiamo affidarci a qualcosa di più grande di noi, come diceva Ellinger, no? Cioè appartenere a qualcosa di più grande di noi, dove la nostra identità può fondersi consapevolmente con coscienze collettive, ognuna delle quali, che è anche il tentativo di questi incontri, fondersi con la consapevolezza, i raggiungimenti, gli esiti delle ricerche di ciascuno di noi, che è quello a cui noi tutti aspiriamo, una conoscenza collettiva, perché la conoscenza è bene comune. Ecco, dal mio punto di vista si tratta di questo passaggio storico inevitabile, ripeto, che porterà in breve tempo, a mio avviso, a esiti inimmaginabili, e già li stiamo vedendo. Il solo fatto che siamo qui a parlarne lo dimostra. Volevo chiedere proprio anche a Roberto e Valeria, le loro impressioni su questa pillola che abbiamo scritto di Stefano, e anche su questo finale, no? Perché anche sull'uso della tecnologia spesso anche nel cosiddetto mondo alternativo viene demonizzata a prescindere, e magari invece, come tutte le cose, dipende sempre l'uso che se ne fa, se applicata per scopi cooperativi o comunque per scopi di miglioramento effettivo della vita, potrebbe essere, no, non dico una soluzione, ma comunque sia un aiuto. Io mi ricordo in un seminario di qualche anno fa, un relatore disse questa cosa, mi è rimasta molto impressa, fece una domanda: cosa farebbe uno sciamano, un tolteco, con la tecnologia di oggi? E tutti alzando la mano: no, non la utilizzerebbe, no, la boccerebbe sicuramente. E invece lui disse: no, la userebbe, perché per lo sciamano tolteco la cosa migliore è riuscire a ottenere un risultato nel minor tempo, quindi massima resa, meno sforzo. Quindi mi è rimasto impresso quello, nel senso che sono molto d'accordo con questa cosa, e credo che non ci sia qualcosa di oggettivo, di oggettivamente negativo nella tecnologia. Sicuramente è un rischio se utilizzata, come dire, così un po' a cuor leggero. È sempre l'intento che è quello che determina poi le nostre azioni. Noi per esempio l'abbiamo utilizzata la tecnologia e continuiamo ad utilizzarla perché ci permette di organizzare al meglio la comunità nascente. Non ne facciamo un cattivo uso, anzi la utilizziamo proprio per permettere sulla nostra piattaforma, per esempio, una migliore comunicazione tra gli utenti, una maggiore facilità di conoscenza, una maggiore facilità anche di scambi. Quindi per noi è uno strumento utile per raggiungere il nostro intento. Sì, aggiungerei anche che è un veicolo che permette poi quei famosi incontri dal vivo che noi diciamo, no? Certo. Quindi ci si conosce inizialmente, per chi appunto non conosce un altro membro della community, tramite magari uno scambio di una chat sul portale, ma poi ci si incontra veramente. Quindi sicuramente in questo caso uno strumento virtuoso, no? Poi ecco, aggiungerei anche questa è una mia considerazione, cioè nel senso bisogna comunque rimanere al passo con i tempi, altrimenti anche noi perdiamo, come dire, degli strumenti che potrebbero essere utili per evolvere, per far evolvere il nostro gruppo, il nostro progetto che stiamo portando avanti. Quindi io credo che sia importante anche questa nuova intelligenza artificiale che sta arrivando, come accennava qualcuno prima di noi, cioè conoscerla e in qualche modo gestirla, altrimenti
se non si conosce quello che è, diciamo, lo strumento che viene utilizzato, no, da altre forze, da altre cose, si diventa anche più fragili e più deboli. Volevo poi sentire Rocco, così una breve carrellata, e poi andiamo di nuovo da Stefano. Sì, la tecnologia di per sé non è che è negativa, cioè non, anzi, agevola. E quindi molto di quello che stiamo facendo negli ultimi anni è grazie al fatto che c'è una tecnologia disponibile, no? Un po' come io sono un informatico, nasco come un informatico, e ai tempi c'erano i grandi computer, e poi quando sono arrivati i personal è stata la grande rivoluzione, cioè le persone hanno potuto farsi le cose. Il problema è non solo l'impiego che viene fatto da chi la produce, che comunque ha i suoi scopi che sono fondamentalmente di controllo, cioè queste sono già delle microspie, perché esiste un sistema che si chiama profilazione, che ha l'unico scopo di creare profili psicologici delle persone in maniera tale che poi le comunicazioni che vengono prodotte, è iniziato con la pubblicità e adesso è finita anche che gestisce, amministra per esempio una campagna elettorale, perché sappiamo perfettamente già qual è il target da raggiungere e quali sono le informazioni che dobbiamo dare. Il problema semmai è l'utilizzo che se ne fa, le persone che utilizzano e fanno, e il parametro che ci fa capire quando si è completamente immersi e quindi catturati da questa tecnologia e della tecnologia che ci sta già amministrando è il tempo che ci trascorriamo sopra, quindi social, chat, tutto quello che è questa attività, quanto tempo al giorno viene dedicato. Tra l'altro il dispositivo ti dà le ore che trascorri su ogni applicazione e quindi uno già lì al quadro, poi se la può anche raccontare che l'amministra e la gestisce, ma di fatto se quello è il tempo che ci dedica, quello è un tempo che viene rubato, e quel tempo tra l'altro viene utilizzato proprio per raggiungere lo scopo di creare il profilo psicologico della persona, cioè tutti i parametri biomedici, anche se le persone lo disattivano, continueranno a essere inviati. Noi abbiamo fatto dei test su un cellulare, anzi bisognerebbe chiamarli smartphone, perché il cellulare non esiste più, esiste lo smartphone, cioè che è un computer questo, e vediamo che spedisce ogni mezz'ora dei pacchetti criptati di cui non abbiamo la più pallida idea di quale ne sia il contenuto, quindi vuol dire che comunque ha una sua vita propria, autonoma, ed è quello il punto, e tenendo conto che l'intelligenza artificiale ha tutta una serie di vantaggi nei nostri confronti. Uno in assoluto è che è estesa, perché è su tutta la rete. Cioè, faccio un esempio, se io sto guidando l'automobile e arrivo a una rotonda e c'è un'altra macchina che sta percorrendo la rotonda, noi possiamo anche investirci, perché siamo due entità separate, può essere che non ci intendiamo. Ma quando queste due automobili saranno gestite da una guida artificiale, l'incidente non accade, perché il pilota è sempre lo stesso e quindi è impossibile, e questo è un vantaggio che ha la tecnologia su tutti quanti noi, e quindi aprire bene gli occhi soprattutto sull'impiego che noi ne facciamo. Poi rispetto a quello che è stata la pillola di Stefano, credo che è proprio questo il punto, cioè oltre all'innovazione che crea comunque persone inutili, ci abbiamo anche la questione che c'è un'evoluzione nell'umanità che ritarda e viene ritardata da secoli, e che è quella via, cioè passare veramente l'uomo 4.0 fino ad arrivare anche a altri sviluppi, e questo può avvenire solo con un atto di volontà, cioè di reale presa di coscienza, di analisi di se stessi, dello studio, della conoscenza. Il resto è transumanesimo e chiaramente è una seduzione allettante, soprattutto per chi ha disponibilità economiche. Ricordiamoci che la tecnologia creerà ulteriore disparità, cioè noi ci troveremo a un certo punto a due tipologie di speciazione, e stiamo parlando proprio di specie a tutti gli effetti, perché la gente che verrà integrata con l'innovazione tecnologica avrà delle qualità rispetto agli altri
enormi, però di calcolo. Dov'è il sentimento? Cioè, come diceva giustamente Bruno, qui c'è un problema di abbassamento dei livelli della coscienza e della capacità di sperimentare amore, farsi attraversare da questa forza che viene definitivamente inibito. Cioè, è chiaro che è la tentazione veramente di Satana, perché questi parlano anche di arrivare a sviluppare un transumanismo tale da non avere più neanche la necessità di morire. Ma questo attaccamento al corpo fisico è il riflesso del fatto che proprio la scienza che stiamo abbracciando è una scienza totalmente riduzionista, che esclude tutte le altre possibilità come esseri umani. E quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, noi possiamo soltanto prendere e fare la nostra strada, compreso quello che sta accadendo, visto, come direbbe una delle figure che mi piace molto studiare e che ho studiato negli anni, che è il signor Gurdjieff, visto l'orrore della situazione, non possiamo far altro che occuparci di costruire l'uomo che è lì in potenza e che ritarda, perché qui stiamo ritardando. Cioè, poi, per carità, ci sono tutte delle ragioni dell'antichità, del cataclisma, e qua già la gente pensa, ecco, questi cominciano a fare fantasie, ma perché le persone vivono dentro un maneggio, non hanno la percezione di esistere su un pianeta che gira intorno a se stesso, intorno al Sole, ficcato in un universo senza precedenti. Per loro le stelle sono delle lampadine accese là fuori, ma quello vuol dire che c'è uno spazio enorme, e cambiare prospettiva già solo da quel punto di vista ci fa comprendere che noi dovremmo avere uno scopo che va al di là di quelle quattro cose che ci vengono impresse. Quindi, cioè, non possiamo far altro che definitivamente abbracciare tutto questo. C'è stato un momento con l'ingresso della Luna, perché questo lo troviamo anche in Aristotele, parla di civiltà preseleniche, cioè prima non c'era la Luna. L'ingresso della Luna ha prodotto tutta una serie di trasformazioni, a cominciare dall'inizio delle stagioni. Ne avevamo una fascia tropicale con clima costante in abbondanza, ed è dove si sono sviluppate tutte le principali civiltà, da quella egizia, quella dei Maya, gli Aztechi, proprio quella fascia lì, e si occupavano di ben altro. Nel momento in cui arriva l'ingresso della Luna, inclina l'asse, e da quel punto in poi inizia la questione delle stagioni, e lì stiamo parlando di scarsità, senza parlare dello shock biologico che possono aver subito i nostri antenati nel vedere entrare questo satellite, che dal mio punto di vista è uno dei frammenti del pianeta Tiamat, i cui resti sono la cintura degli asteroidi che noi troviamo lì tra Marte e il nostro pianeta. Quindi va recuperato, raggiunto, perché da lì in avanti l'evoluzione dell'uomo non è un'evoluzione cognitiva, è un'evoluzione tecnologica. La prima tecnologia è stata l'agricoltura, perché era necessario, perché altrimenti non si sopravviveva. Poi è arrivato il cavallo, cioè, noi, l'umanità non sta evolvendo, è un'evoluzione tecnologica la sua, e l'evoluzione tecnologica deve essere affiancata da una pari evoluzione cognitiva. Se per ogni centesimo speso per lo sviluppo della tecnologia avessimo impiegato gli stessi soldi per aiutare le persone a crescere in coscienza, noi oggi non ci troveremmo di fronte al problema di dover gestire e amministrare le masse. E guardate che il problema ce l'abbiamo anche noi, perché vi voglio vedere a voi a ragionare col vostro vicino di casa che è convinto di tutte le cose che la scienza gli sta raccontando. Ci abbiamo avuto a che fare ultimamente. Allora, direi di andare subito, Stefano, se no non riusciamo a vedere. Vediamo la seconda pillola. Probabilmente ci possono essere altri modi di intendere, come posso dire, i gruppi umani che si riuniscono in fasi cooperative. Quindi potremmo forse immaginare delle comunità di transizione, cioè delle comunità che però non nascono per essere viste a sostituirsi al mondo reale, ma che costituiscono dei gruppi di forza umana abili a compiere un passaggio, una traversata insieme, dopodiché si sciolgono per risonanza, si ritrovano in un altro passaggio quando sarà. Quindi più che comunità fisiche e fisse,
Io immagino e propongo comunità coscienziali, quindi non siamo non apparteniamo alla stessa comunità perché abbiamo un tesserino e tutti e due entriamo dalla stessa porta del centro della comunità, abbiamo firmato il regolamento, siamo soci e abitanti di questa comunità. No, noi apparteniamo alla stessa comunità perché abbiamo la stessa risonanza in alcuni aspetti fondamentali della nostra coscienza. Dunque noi ci connettiamo per risonanza su aspetti più spirituali e quella comunità, che è una comunità metafisica, sottile, resta in piedi, al di là del caos, al di là delle turbolenze della crosta, della superficie. Le comunità coscienziali, al contrario di quelle fisiche, invece di essere centripete, cioè portare attenzione su se stesse, e quindi sul contenitore, hanno proprio bisogno di questo, diventano invece le comunità coscienziali centrifughe, cioè il loro messaggio, la loro frequenza, la loro vibrazione tende a espandersi e a diffondersi. Ecco l'immagine che ci può aiutare. Ecco, questa è un'immagine di quella che è la comunità degli illuminati, però questo non si può dire, è vero, diciamoci, perché poi rubano gli oppositori, rubano nel vocabolario spirituale le parole che spettano a noi. Quindi io immagino esattamente così i nostri cuori, le nostre coscienze connesse per risonanza su determinate nuove consapevolezze, idee, visioni, accordi espliciti, accordi animici tra di noi. Questa intelaiatura è l'intelaiatura indistruttibile, inattaccabile dalla materia, dagli oppositori, che crea a sua volta un'infrastruttura, tra l'altro, centrifuga dell'informazione, ma potentissima, perché si tratta effettivamente di incardinare un nuovo sistema di diffusione dell'informazione attraverso le nostre coscienze, che non appare rispetto ai satelliti, alle antenne, ai ripetitori che questi signori devono mettere infestando il mondo e lo spazio per poter comunicare e pressare con noi e creare egregore, creare influenze. Raccordarci in comunità coscienziali che appartengono a sfere di risonanza con intenti, visioni e accordi condivisi consapevolmente, crea un'infrastruttura eterica che non può che dare una grande forza alla coscienza dei risvegliati nel riscrivere la materia, riscrivere il visibile. Quindi connessioni sottili, siamo inattaccabili da questo punto di vista, siamo inattaccabili, probabilmente anche introvabili rispetto a che stare in posti fisici. Ciascuno di noi sta nel luogo dove vive, chiamato lì a stare nella città, nel borgo, nella campagna, nella montagna dove si trova, a essere alchimista, iniziato, guerriero di pace, uomo e donna di valore, lì dov'è l'azione di influenza sul resto del mondo è molto più potente. Questo è lo schema che magari in maniera molto veloce e banale, però credo che sia il nostro nuovo modo di essere, anche perché nella quarta e soprattutto quinta dimensione è già così che funziona, quindi noi dobbiamo solo incominciare a creare, come loro creano le infrastrutture logistiche, infrastrutture della fibra, della comunicazione, telematiche, eccetera. Noi dobbiamo costruire le nostre connessioni del cuore e della coscienza, che saranno, come posso dire, assolutamente invincibili rispetto ai mezzi di questi signori, perché si tratta poi di frequenze inarrivabili. Quindi guerrieri non in recinti protetti, ma nel mondo lì dove si ha. Rocco, queste connessioni sottili quanto sono importanti? Bruno, scusami, perdona Rocco, arrivo dopo. I due Bruni. Bruno, esatto. No, ringrazio Stefano per la lucida, sintetica e bella esposizione. Sono importantissime. Teniamo conto che in questo momento storico le reti spuntano come funghi dappertutto. La maggior parte delle reti esistenti non sa nemmeno di essere una rete. Si percepisce come un'associazione, come una cooperativa, come quant'altro. La consapevolezza di essere reti sta facendo e farà sempre di più
fare un salto quantico nella efficacia, nella potenza di diffusione dei nuovi paradigmi, delle conoscenze necessarie a fare questo salto di coscienza sempre di più. E appunto, come dicevo, le reti sono sostanzialmente il tempo e il luogo delle relazioni elettive rivolte alla diffusione del bene comune, della conoscenza necessaria al benessere delle popolazioni del pianeta, di tutti gli esseri viventi. E se noi teniamo conto del fatto che le reti sono i precursori psicobiologici delle comunità, quando una comunità nasce da un lungo lavoro preparatorio individuale e collettivo, una comunità si configura realmente come una storia d'amore collettiva, dove si imparano le leggi dell'amore mettendole in pratica ogni giorno, sbagliando, facendo tutti gli errori del caso, però ricordiamo che il cavaliere errante non era un cavaliere che sbagliava, era un cavaliere che cercava e cercava il Graal, cercava il calice del sangue di Cristo, cioè il luogo simbolico della conoscenza dell'amore. Quindi da questo punto di vista l'immagine del pianeta circondato da questa rete luminosa che fa capo a dei vertici che sono matrici ispirative di tipo artistico, di varia natura, è un'immagine estremamente efficace, è quello che sta accadendo. I fenomeni di sincronicità, di telepatia spontanea, di coincidenze significative sono sempre più frequenti. E uno dei limiti, come già stato detto qui, è il fatto che usiamo troppo questi strumenti qui. Ne avremo sempre meno bisogno e più impareremo a prescindere da questo tipo di strumentazione e ad affidarci al sano intuito delle reti d'amore che stanno crescendo in noi e quindi fuori di noi, più questa cosa funzionerà e accadrà con estrema facilità nella quotidianità qualcosa che prima ci richiedeva 10 anni di sforzi, adesso sempre di più accadrà così, perché è il tempo dell'incontro, no? Dell'incontro attraverso i cuori che si uniscono in una supercoscienza collettiva all'interno della quale ognuno mantiene la sua individualità, una rete di co-creatori, poiché il creatore ci vuole non solo creature, ma co-creatori della nostra realtà, che è il potere della responsabilità alla quale stiamo aspirando, no? Di non essere pecore che seguono il gregge, ma lupi solitari che finalmente si riuniscono in branco e portano a compimento la loro missione. Ti sentiamo un po' metallico da qualche secondo, non so cos'è accaduto. Allora, Stefano, noi abbiamo circa 8 minuti, abbiamo una pillola alle 6:30, chiedo a te chiedo lumi alla regia su cosa fare. Non ti sentiamo? Grazie, sì, grazie per avermi dato la parola, perché il focus di oggi, tutto ciò che stiamo ascoltando è estremamente pertinente, importante, però diciamo nel tempo che abbiamo, se ci sono altri interventi che siano più brevi possibili, così possiamo apprezzare l'ultima pillola. Ma il cuore della pillola era anche quello che abbiamo ascoltato, il cuore della puntata era quello che abbiamo ascoltato. E qual è il punto? Il punto è, vista la situazione attuale, i progetti di comunità, che sono ancora un sogno di molti di noi, è giusto che siano ancora perseguiti. Però non sarà quello il modo evolutivo di convivenza. Quelli per me saranno centri come quelli come si sta evolvendo quello di Rocco, effettivamente, dei centri dove ci si ritrova per curarsi, per conoscersi, fare proprio dei periodi di aggiornamento, di pulitura di sé e reintegrarsi nella società, qualunque essa sia, lì dove siamo, perché ci vuole il momento, se noi siamo, diciamo, vogliamo costruire una rete coscienziale e dobbiamo costruirla, e il modo migliore per costruirla non è attraverso queste riunioni online, digitali, che comunque ci avvicinano, ma non legano. Abbiamo bisogno di vederci fisicamente. I luoghi eletti saranno queste comunità dove noi possiamo stare un giorno, una settimana, vari mesi, dove apprendere gli strumenti e portarli nel mondo. Quindi comunità di transizioni per cooperazioni di transizioni.
Questo è il focus. L'ultima pillola sarà una pillola di grande incoraggiamento, perché credo che questa rete si stia già creando. Dobbiamo esserne consapevoli per farla scintillare. E dunque torniamo alla coerenza collettiva. Vedete l'individuo che emana un proprio campo cardiaco, l'altro pure, e si crea un campo neutro di cointeressenza. Quindi anche tra soggetti appartenenti a speciazioni differenti noi possiamo sempre avere comunque a disposizione un vis capicis, una zona intermedia di vuoto quantico, dove esiste la frequenza del Christos, la massima intelligenza che ci può mettere in contatto con tutti i mondi, e quindi in qualche modo essere sempre in contatto anche con l'altra parte. Ma nel momento in cui due corpi, diciamo due uomini, due entità umane, ecco, diciamo così, risuonano insieme, quel punto che vedevamo prima, no, di convergenza dell'emissione elettromagnetica, sì, che va a scrivere poi a modificare l'ologramma, diventa molto molto più forte se è in risonanza. In risonanza è il fatto della stessa idea, diciamo, la stessa frequenza. Bene, questa è una convergenza di due emissioni di frequenza simili che crea il cosiddetto laser, cioè una zona dove l'emissione dell'uomo di sinistra e dell'uomo di destra, per essere, si concentrano qui. Questa sovrapposizione di emissioni comincia a diventare una irradiazione di un messaggio sempre più coerente. Quindi se invece di due diventiamo tre, 4, 100, 1000, eccetera, quello spazio neutro di cointeressenza delle frequenze è sempre più potente, sempre più ampio, perché va e cresce per risonanza, e dunque noi possiamo sperimentare, a brevissimo, già sta accadendo, perché tante battaglie le stiamo vincendo, l'oppositore sta perdendo moltissimi pezzi, non sappiamo neanche che siamo spesso noi stessi ad avergli fatto perdere, smarrire la strada e fallire un piano, perché la nostra coscienza sta evolvendo spesso in direzioni simili che entrano in risonanza e che creano un cambiamento nell'etere sui loro progetti, anche se noi non ce ne accorgiamo. Ecco perché l'effetto laser, cioè quello di creare una luce coerente tra di noi, amplifica moltissimo la capacità di essere chiari su alcuni aspetti. Se c'è una mente torbida, una mente confusa, la gente ipnotizzata, ma noi per primi, opinion maker, non siamo in grado di lanciare un messaggio laser di luce coerente, confondiamo anche noi ulteriormente le parti della popolazione che hanno uno stato di coscienza più basso. Ecco perché è importantissimo accordarci tra di noi e fare in modo che le nostre risonanze creino appunto questa emissione di luce. Fotoni di luce coerente. Ricordiamoci che questi fotoni di luce coerente poi vanno a scrivere nell'ologramma, a creare, a manifestare la realtà, ed sono gli stessi o simili a quelli che emette il cuore, i biofotoni che emette il cuore. Poi di quelli stiamo parlando. Enorme puntuale trasferimento e assorbimento di informazioni, cioè attraverso il laser la verità è che possono essere passate non solo informazioni chiare, ma un'infinità di informazioni in più in una stessa unità di tempo rispetto all'irradiazione di altra natura, non laser, non di luce corrente. E anche la capacità di apprendere, di assorbire informazioni diventa enormemente più grande. Capiamo che stiamo parlando di un potere attraverso la nostra coscienza, di farla convergere in quella che è una luce coerente collettiva, ed è quello che sta già accadendo adesso, dicendoci queste cose, continuando a lavorarci, continuando a condividere, a espandere queste conoscenze. Questa luce laser si manifesterà in maniera sempre più potente, e perché noi siamo fatti di cristallo, di cristallini di acqua che riflettono questi fotoni che vanno poi a creare nell'ologramma. Tutto è coerente a quello che è il potere del nostro cuore cristico, cioè del cuore che emette pulsazioni ancorato, quando parlo di cuore non sono muscoli, parlo di stato di coscienza, quindi di coscienza del sentire, che diventa volontaria e a rilasciare proprio volontariamente luce coerente su alcuni aspetti appunto
messaggi che intendiamo rilasciare. Bene, siamo veramente in conclusione. Rocco, un'ultima tua riflessione. Sì, no, io dico che finché noi utilizzeremo la rete fisica che è stata creata, difficilmente riusciremo a intercettare questa rete più sottile. Io con i miei benefattori comunichiamo, cioè, attraverso i sogni. E il punto è che per poter avere un sogno della chiara luce bisogna aver fatto un lavoro su se stessi, e altrimenti si prende fischi per fiaschi. Io ricevo spesso delle mail di gente che sostiene di sognarmi e via dicendo, ma non è così. Io ho chiaro chi è che incontro nelle notti, non è sempre tutte le notti, però quando ho degli intenti questi si realizzano, e con il vantaggio di sperimentare un flusso di veramente amore e coscienza che rivitalizza tutto il corpo. Quindi c'è, cioè, spingere veramente le persone a provare a fare, veramente abbracciare quelle qualità e senza timore di, perché poi il problema di fondo è il tipo di educazione ricevuto. Quindi noi non ci crediamo nelle condizioni di poter fare tutta una serie di cose, per quanto le sogniamo, magari ne cerliamo, però poi di fatto non produciamo degli atti concreti per arrivare a questo tipo di trasformazione. Ma cioè, non può essere fatto mentalmente, tant'è vero che l'esperienza è estremamente fisica, nelle emozioni, nel corpo, ed è questo che ci fa dire: ma allora è vera questa cosa, non è fantasia. E quindi veramente assorbire quegli strumenti necessari per arrivare a questo tipo di esperienze. Roberto e Valeria? Io aggiungerei brevemente che sono d'accordo sul fatto che nelle comunità di transizione andremo a curarci, a ripulirci, e io aggiungerei, per un'esperienza personale, anche a rifugiarci, cioè brevemente, durante la zona rossa, quei problemi ci sono stati negli anni scorsi, il mio hotel diffuso era tutto vuoto, e in contatto con amici e parenti c'era una certa sofferenza, perché il punto è, dipendendo un po' anche dal riferimento di Rocco e Gurdjieff, noi abbiamo un corpo fisico, emotivo e mentale, quindi il problema è: abbiamo l'energia per il nostro corpo fisico di resistere a certi tipi di restrizione? Allora, io mi ricordo che in quelle 2 settimane, dove è stata una sorta di test, dove ho ospitato nelle case del nostro albergo diffuso amici e parenti, noi siamo stati benissimo, oltre per il fatto che, essendo un centro storico del tutto pedonale, eravamo assolutamente, come dire, partigiani, e quindi molto nascosti. E quindi io aggiungerei questo, cioè preparare sì quello che stavo detto, però anche la parte, qualora ce ne fosse di nuovo bisogno, qualora dovessero spingere sull'acceleratore e andare su restrizioni tipo quelle che abbiamo vissuto, anche magari peggiori, di avere la possibilità di stare anche insieme fisicamente. E quello l'abbiamo visto quando ci siamo ritrovati, quanto sia importante proprio la vicinanza fisica. Bruno, a te proprio le ultime parole. Ma quello a cui stiamo assistendo anche in questo momento stesso è la nascita di una nuova forma culturale della condivisione, dell'amore, di una tecnologia usata in modo intelligente, eccetera, eccetera. In realtà la cultura è l'arte della conoscenza di sé e del mondo, poiché è una forma artistica, evolutiva, creativa, sempre diversa. È un'esplorazione delle possibilità dell'essere, e mettere insieme persone all'interno di una comunità, anche non residente, significa poter confrontare le mappe, confrontare i paradigmi, trarre da essi l'insegnamento, poiché l'altro da sé, l'altra persona, gli altri esseri viventi ci rappresentano ciò che ancora non siamo, ciò che ancora non abbiamo integrato, per imparare a essere uno, cioè a tornare a casa. Tornare a casa, dice Bruno. Stefano, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Non ti sentiamo? Sì, certo, ringrazio i nostri amici ospiti e i nostri ascoltatori. La prossima volta avremo come ospiti Guido Grossi, Piero Camerinesi, che ci saluta, sarebbe dovuto essere presente anche oggi tra di noi, e Rossana Fumarola di WAM TV,
E dunque parleremo di modelli di cooperazione, cioè potremmo finalmente cominciare insieme ai nostri ospiti a condividere un manifesto per la cooperazione. Le ultime tre puntate saranno quelle operative, in cui cominciamo a coagulare modelli specifici per categorie, diciamo, specifiche. Grazie davvero a tutti i nostri ospiti, buona serata a tutti. Grazie.